Un sit-in per ottenere dall'ASL Brindisina risposte alle richieste dei lavoratori da un punto di vista economico e normativo in un contesto caratterizzato, secondo i sindacati, da una continua inflazione che erode il potere d'acquisto e in un appalto in cui l'azienda è lontana dal riconoscerne il valore. L'iniziativa si è svolta nel parcheggio dell'ospedale Perrino di Brindisi. Allora, i problemi della sanità sono diversi, attraversano anche gli appalti. Oggi siamo qui in sit-in con i lavoratori dipendenti dalla ditta CMF, che purtroppo non sta riconoscendo una serie di istituti che i lavoratori ormai richiedono da diversi mesi. Parliamo di carichi di lavoro eccessivi, i lavoratori hanno un contratto multiservizi che non prevede per esempio l'istituto della reperibilità e all'azienda abbiamo chiesto il riconoscimento di questo istituto, ma purtroppo ci siamo trovati un muro di gomma. Siamo a ridosso, o meglio, siamo proprio nella fase estiva dove i lavoratori dovranno anche incominciare ad andare in ferie e purtroppo non sono state fatte assunzioni atte alla sostituzione di tali lavoratori, per cui i carichi di lavoro continuano ad aumentare. Noi chiediamo risposte all'azienda perché non ci sono lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. Questi lavoratori devono essere tutelati e proprio in nome della tutela dei diritti, oggi siamo scesi in assemblea presso l'ospedale Perrino. Allora, i problemi chiaramente ormai non riusciamo più chiaramente a tenerne conto, perché effettivamente ce ne stanno talmente tanti che non siamo soltanto andare a inseguire da una parte all'altra senza né testa né coda. E noi tutti chiaramente lavoratori che stiamo all'interno di queste strutture di ASL non stiamo più riuscendo a gestire una situazione che l'azienda da un bel po' di anni col fatto del caro vita e tutto quanto non dà, diciamo, risposte in modo tale da poter andare avanti. Vedi l'inflazione che ormai non si sta capendo con la percentuale, sale, poi scende di un minimo e poi risale nuovamente, non ci stiamo più raccapezzando di nulla. Quindi noi insieme a tutti quanti, i nostri colleghi, lavoratori, stiamo mettendo in atto questo sit-in che sarà propedeutico per poi andare avanti sulla gestione di altri tavoli laddove dovesse essere necessario, se l'azienda continuerà ad apportare quel muro di gomma che fino ad oggi effettivamente secondo lei voleva fare delle proposte che secondo noi non avrebbe dovuto fare tempo fa.